la canzone per l'ospite, prego. Oggi un ospite in gonna che aiuta ogni donna, super mamma e sposa, brava e spiritosa, come trapper esplosa, Michelle meravigliosa. La donna più desiderata e amata dagli italiani e dagli svizzeri, Michelle Hunziker. Che bella canzone. Aspetta. Sta facendo concerti negli Stati Uniti. Negli Stati Uniti non ci può sentire in questo momento. Benvenuta Michelle Hunziker. Ma ragazzi, che... ma quanta gioia! Siamo fatti così, siamo ma fatti. Troppo bello, vengo sempre, scusa. Anch'io abito qua dietro. Dai. Che bello. Davvero? Voglio venire, qua si ride, si scherza. E facciamo... ma, no, ma guarda che noi stavamo... l'hai scritta tu? Sì, sì. Stavamo parlando, non volevamo tirarti dentro, c'è un argomento che riguarda i giovani. Noi siamo... dobbiamo parlare di Oltre Ghidorno. No, ma abbiamo... tirami dentro, qual è l'argomento? Perché c'era un argomento relativo all'approccio sessuale dei giovani. Vai. Che o sono... Sembri Vazzanicchi adesso. Perché, ma l'argomento è un po' sul genere di Iva, No, lei perché è o non lo fanno, o sono casti, oppure lo fanno in maniera folle. Ma in che senso o non lo fanno? Non lo fanno. Ah, perché dici che proprio sono, sì, passano sì, da un estremo esatto, all'altro. Bravissima. Nel senso, o sono super selettivi, no, o, oppure, no, oppure o fanno delle robe strane. Sentiamo. Che come dicono loro sono fluidi. Sì, oltre perché che i ragazzini dicono siamo fluidi. Tu ne, poi sai, mi... tu ne sai più di me. Bello, guarda. Io ho una 23enne a casa. Bello. Io ce l'ho di tutti gli anni, di tutte le età. Non mi sono fatto mancare nulla. Bravo. Il punto è questo. Vogliamo dare la notizia in maniera istituzionale? Te la senti? Prego, 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 prego. Sesso. I giovani preferiscono la castità o la follia? Le ascelle come fibra. L'ho sentito. Come si chiama? Mascolonia, sì, ma c'è la stagista che come vuoi sapere. Chiamarlo tu, va bene. No, lo devi chiamare come si chiama. Frutterismo? No, si chiama mask, già c'è un mask termine. Qualcosa, cioè che, tipo che... una sorta di feticismo. Esatto, che non è una cosa nuova, potenza. Esatto. No. Ma si può. Non è una cosa... Ma perché la scelta? Non si può fare, lo dico per voi LGBT, no, dico per voi guardo te, lo si può, lo possono fare sia donne con donne che donna ma con. Ma spiegatemi come, io vabbè. Non ho capito la modalità, cioè cosa fa la scelta? Cioè nel senso ci si sfrega l'ascella uno contro l'altro secondo me la chiudi allora, vabbè, okay. E simula chiudi l'ascella bene, tra bene, bene basta ci sei tu che hai introdotto ci l'argomento fermiamo qua. Chi è Michelle Hunziker per qualcuno che è sbarcato una da che ha due ascelle svizzere grossissime da qualche minuto a Lampedusa? Chi è costei? Prego. Michelle Yvonne Hunziker è una conduttrice televisiva, attrice, cantante ed ex modella svizzera con cittadinanza italiana. Dopo l'infanzia passata in Svizzera, all'età di 17 anni parte per Milano alla ricerca di un lavoro nel campo della moda. Il vero esordio televisivo nel 96 alla conduzione del programma I Cervelloni con Paolo Bonolis. Il pubblico più giovane si innamora di lei qualche anno dopo alla conduzione della terza edizione di Colpo di Fulmine. Ma non per l'intimo, non c'è l'intimo nel curriculum. Arrivo dopo, okay. È la curiosità quella. Vabbè, finisco un attimo, è troppo lungo. Prego, scusa. Gli ultimi 15 anni hanno visto Michelle trasformarsi in un'icona del piccolo schermo grazie alla conduzione di Striscia, la notizia, del Festival di Sanremo e al ruolo della serie Love Bugs con Fabio De Luigi, affiancati dai successi ottenuti in Germania, perché lei è molto famosa anche in Germania. Grazie. Ma per lei non c'è solo il glam dello spettacolo. Michelle ha fondato insieme all'avvocato e parlamentare Giulia Bongiorno una fondazione Onlus per assistere le donne vittime di discriminazioni, violenze o abusi. Madre di 3 figli, è estremamente perfezionista, è allergica ai gamberi e soffre di aracnofobia. Come fai a sapere anche questo? Tutto. Aspetta che arriva il lo facciamo in 3 puntate. Procepedia, procepedia. Ci siamo fumati tutto il tempo, siamo in onda da 4 minuti no, e 50. Ma scusa, ma sto finendo. Oh, prego, a 5 chiudiamo, 7, 6, dai, vai. Ha un passato musicale grazie al suo album LOL. Questo lo dimentichiamo. Del 2006. Anticipato dal singolo. Mia mamma, mia zia e mia nonna. Vabbè. Oh, no, scusa, no, è importante. Dai! Vabbè, il singolo From Noon Till Midnight. Cosa?
cosa? Destinato Till Midnight con la scella. Esatto. Destinato però a non essere proprio un successo. Non si dicono ste cose di un ospite, fai per una favore. Con adesso, la scella no, no, non è che arrivi a parlarmi del film con Alberto Tomba. Oh, sì, no, sì, sì, no, quello è cult. No. Quello è cult. È stato un flop di incassi, ma è diventato con gli anni un cult. No, ma è vero. Però ragazzi, però io dopo vado fiero di quel film e anche Alberto, perché hanno sbagliato tutto. Doveva essere un film comico, invece non l'hanno fatto. Si chiamava Alex Lariete. Alex Lariete con la regia di Damiano Damiani. Che miseria. Abbiamo sbagliato a non farlo. Tra l'altro, comico. Facciamo gli auguri ad Alberto, che siamo fratelli di segno. Lui compie gli anni, se non sbaglio, il 17 di dicembre. Ciao, Albertone, è troppo forte. Allora, tra i tanti che ci fanno sapere che sta nevicando in diversi posti del nostro meraviglioso paese, altrettanti scrivono: Michelle è una donna straordinaria, bella dentro, fuori, il sorriso più bello della televisione, fantastica. Cristina, wow, la dea della positività. Cosa grazie. Qua, Bravo, è fortunato, è Tommaso, che devo dire? Sono fortunata. Anch'io. Quando mi sveglio la mattina lo vedo. Caro Tommaso, buongiorno. Ma ci sta ascoltando? No, è malato a casa, poverino. Piccolino. Sai quando gli uomini sono malati, com'è la situazione, Fernando? Sì. Io mi fingo malato. Soffrono, io ho sentito, ho proprio letto, che l'uomo, quando è malato, soffre realmente, certo, più di una donna. No, perché, io avevo letto quasi come i dolori del parto. Non esageriamo, perché sono in minoranza, perché non posso. Sì, sì, però è vero, noi ci marciamo tanto sulle piccole influenze, pensiamo che sia proprio la fine. Io faccio testamento ogni volta, ogni anno. All'influenza faccio testamento. Signore e signori, c'è con noi Michelle Hunziker! Io voglio star qua sempre, siete troppo carini, gioiosi e divertenti. Che due palle, quando uno va nel traffico sono tutti arrabbiati. Invece qua si ride. No, non nel senso che suonano il clacson. È il clacson questo. Ci stanno guardando sul canale 167 del digitale terrestre. Era abbastanza eloquente. Volevo dire, stasera c'è la seconda puntata di All Together Now, il game show che sta avendo tanto successo, tant'è che stiamo realizzando la seconda edizione, yes, con il nostro boss, perché è il capo. Io qui mi allargo, faccio, capito un po', però è il capo. Ma qua lì non ci sono capi, c'è una grande festa. Quando arriva Michelle cambia completamente l'atmosfera, è vero? Ah, è vero? No, ma in senso positivo, bello. Sì, no. Guarda, io faccio fatica spesso a fare dei complimenti alle donne, perché sono un po' maschilista meridionale, non sono guarito ancora. Ma davvero? Però tu sei una delle poche donne che ho incontrato nella mia vita, tanto lui è malato quindi non ascolta, che mi piace a 360 gradi. Grazie. No, grazie, oltre come donna, ma anche il tuo modo di fare, insomma, di gestire le cose in maniera bella. Grazie, grazie di cuore. No, comunque ci divertiamo tanto. Poi ci sono delle cose che non ti fanno proprio onore, però possiamo sentire. Eccola. Oh. Questa la vediamo. Questa scena italiana. Attenzione. Questa è top. Ich bin wieder, aber war nie weg. Verpiss dich oder hör mir einfach zu. Ja. Sono la fidanzata di Bellissimo, non avevo visto sto video, fantastico. È tutta colpa di Axe. Bello. Fischere. Stamattina procediamo a R101, la Hunziker. Chiamami Misha. Striscia. Quando capiti qui, ma non sentirai le risate. Non è barbarissima Spring. Becca più di qualche insulto chi mi pesta il piede, perché faccio parte di un culto. Alex Lariette. Ben, ben. Alex Lariette. Cosa ridi? Non avevi capito che mi ero fatta da sola il dissing? Era Timothy. Ho visto Timothy anche, lo salutiamo. Va bene, allora parliamo di stasera. Comunque, tra l'altro, visto che abbiamo fatto questo danno l'anno scorso, noi abbiamo pensato di replicare oggi alle 2 sul mio canale di YouTube parte Ciapette. No, Ciapette! Sì, alle 2. E allora facciamo una cosa: dedichiamo Ciapette. Spieghiamo per mia mamma che al sud Ciapette sono le chiappe. Un testo che ha scritto J-Ax? Sì, è un testo che abbiamo scritto, io zero, non l'ho scritto, ha scritto J-Ax con Danti.
Ed è bellissimo perché in pratica è sempre per All Together Now, però dice muoviamo le chiappe tutti quanti insieme per perché il mondo sta scadendo, quindi è veramente anche un po', diciamo, ci prendiamo in giro, però diciamo anche cose, lanciamo un messaggio, diamo una sveglia, bravo. Cerchiamo di dare muoviamo una, le ciappette e di darci una sveglia, quindi dedicheremo una puntata solo alle ciappette. Oh, comunque l'ascoltatore che dice delle canzoni di Natale non è che ha tutti i torti, perché dove ti giri giri. Anche ieri sera a casa le ragazze, Michelle, hanno cantato sì, guarda, hanno fatto un concerto, regina, mamma mia, da sola. Gliela vuoi fare un attimo? Dai, fagliela. È arrivata anche la lettera dell'amministratore stamattina. L'orchestra, per favore, fagliela per Michelle. Dai, dai. I believe the children are our future. Teach them well, then let them lead the way. Non ti spaventare, Michelle, non morde. Sta tranquilla, fa così ma non ti spaventare. È una tigre. È una tigre. È una tigre. C'ha dentro una mandria di nutrie. No, dai. Aiuto. C'ha una roba. Che brutta immagine. Appunto, volevo rendere l'idea cruda però. Allora stasera, in prima serata su Canale 5, All la regina. No. Della televisione italiana. Michelle ci deve lasciare. Soprattutto concorrenti incredibili, certo, incredibili, ragazzi, uno dei quali poi porterà a casa per questo Natale un bel regalo di 50.000 euro. Questo, il nostro non è un talent, ma è un game show. È un game show musicale. Per cui, cioè, voglio dire, organizzatevi con la tombola a casa, cantate con noi, fate quello che vi pare. E poi fateci sapere, perché poi di puntata in puntata ne parliamo anche qui in radio. Yes, Michelle tornerà. Io vengo anche la prossima settimana, te lo dico. Fate uno spazietto che guarda vengo, che lo stai, okay, dicendo a diversi milioni di ascoltatori. Per cui ti prendo. Perfetto. È una donna, guarda, di parola. Guarda, siamo precisi, sono quattro postazioni qua. Vero, era la bello. Tua, era, mancava lei. Era scritto. Mancava lei. Allora, e così poi due siamo bionde e due more. Allora, dai, la salutiamo. La salutiamo a nostro, come facciamo solitamente con i nostri ospiti, prego, Michelle Hunziker. Michelle Hunziker. Stasera Canale 5. Stasera Canale 5. Il suo sorriso, l'allegria, la sua. Il suo sorriso. La sua l'allegria. La sua professionalità. La sua professionalità. E anche le ciappette. E anche le ciappette. Stasera, oltre che no, grazie veramente. Anche noi, ti amiamo. Michelle, grazie. Mamma, mamma, mamma.